L'ex alunno, tre atti di Giovanni Mosca. Personaggi e interpreti: Claudio Mornese, Sergio Tofano. Evelina, Elena da Venezia. Guglielmo Rossi, Tonino Pierfederici. Bettini, Massimo Turci. Ruffini, Sergio Graziani. Il dottor Stefani, Giotto Tempestini. Edvige, Lia Curci. Donna Prassede, Cesira Sainati. Roberto, Renato Cominetti. Maria, Maria Piaspini. L'ispettore, Vinicio Sofia. Il signor Santoro, Fernando Solieri. Michelini, Paolo Modugno. Santoro, Giorgio Purarelli. Il bidello, Gino Pestelli. Regia di Pietro Masserano Tricco. Atto primo. Un altro sorso di vin santo, donna Prassede. Grazie, volentieri. Ma il cuore non me lo permette. Mi fa certi salti. E i salti del cuore all'età mia sono pericolosi. Anche il mio povero marito. Ah, degno signore. Ha lasciato un gran vuoto tra noi. Mi pare sempre di rivederlo. Alto, slanciato, col suo sigaro tra le labbra. Veramente era basso, grasso e non fumava. Vedete come i ricordi col passare del tempo trasformano ogni cosa. La abbelliscono, la idealizzano. Il professore ha detto una cosa giusta. È vero. Non so com'è, ma più tempo passa e più vostro marito mi sembrava alto. Soffrite ancora, donna Prassede? Sempre. E sì che pregavo sempre Dio. Fatemi morire prima di mio marito. È tanto doloroso sopravvivere a una persona cara. Invece... Anch'io prego sempre di morire prima di mio marito. Non è vero, Claudio? Sì, è vero. Tu invece non preghi mai di morire prima di me. Ma sì, cara, non te lo dico, ma prego. Non ti in casa mia, tra me e mia moglie è la stessa cosa. Io voglio morire prima di lei e lei prima di me. E spesso ci bisticciamo. Ma faremo a vedere. E voi? Io sono nubile, posso morire quando voglio. Ah, certo che è un gran vantaggio. Si è liberi di morire e di vivere come quando si vuole. Guardate Roberto, giovane scapolo, la vita e la morte sono sue. Sì, ma qui in provincia che serve la libertà? Si soffoca, si vegeta, legati alla solita vita di tutti i giorni, grigia, piatta, monotona. Evadere bisogna per non soffocare, per non morire. Guardate che si dice sempre così. Chi è che non vuole evadere oggigiorno? Poi si finisce sempre col rimanere. Ma voi intendete effettivamente evadere? Oh, senz'altro, si soffoca, le mie aspirazioni, i miei propositi... Sono giovane e voglio arrivare. Dove? E che c'entra? Lo so, che domanda. Ah, è vero. Per non mettere in imbarazzo i giovani non bisogna mai domandare loro dove vogliono arrivare. A me occorre la grande città. Oh, sì, solo nelle grandi città si vive la vera vita. Nei centri popolosi, attivi, Milano, Roma, Torino. I tram, le automobili, le carrozze, il turbine, insomma. Ah, è bello vivere dove ci sono le carrozze. Voi fate delle ironie, professore, ma l'assicuro che se io fossi a Roma a quest'ora... Veramente, per un giovane è meglio Milano che Roma. A Milano c'è vita notturna. A me piace la vita notturna. Effettivamente Roma è più calma, più tranquilla. A Roma per star bene bisogna vivere di rendita. L'aria di Roma fa passare la voglia di lavorare. Già, e si prende una specie di indolenza. A Roma vidi una volta un cipresso senza cima, un cipresso romano. Arrivato a un certo punto, a che serve la cima, aveva detto. Tanto si capisce che sono un cipresso. E si era fermato. Ma... Io ho una sorella a Roma. Io no. Ma... Certo che... E come dite? Certo che... Che quest'anno anche a Roma ha fatto molto freddo. È stato un inverno eccezionale. Non ci sono più le stagioni intermedie. La primavera e l'autunno non esistono più. Si passa improvvisamente dall'estate all'inverno e viceversa. È un disastro. Proprio un vero disastro. Ma... Certo che... Come dite? Così... Nulla. Beh, il professore avrà da fare. Sì, c'è di là nello studio l'ispettore col quale dovrei... No, professore, si va via anche noi. Ma compagno? No, grazie, professore. Voi avete da fare. Ma aiuterà Roberto. Vero, Roberto. No. Professore. Cara signorina di Biglie, caro Stefani. Grazie di tutto. Di nulla. Caro Roberto. Arrivederci, professore. Penso io, Claudio, ad accompagnarli. Grazie. Tu va pure dall'ispettore. Arrivederci. Arrivederci.
Scusate, signor ispettore. Dica. Scusate voi anche, Morlese, ma dopo mangiato mi piace appartarmi per una specie di pudore. Mi dispiace di non aver salutato... Non fa niente. Sì, dopo mangiato e bevuto divento un altro e torno ad essere quello che veramente sono. Perdo la dignità del grado. Racconterei volentieri storielle sporche. Signor ispettore. Così, lo confesso. Un altro bicchierino, signor ispettore. Per carità, ho altre ispezioni da fare nel pomeriggio e devo apparire in tutta la mia gravità di ispettore scolastico. Dite la verità, Vandese. Riconoscete in me il severo, terribile ispettore di stamattina? I miei ragazzi tremavano. E voi? Vorrete che vi parli francamente, non da professore, ma da uomo accomunato a voi nella stessa serena, tranquilla digestione? No, non tremavo. Nei primi anni di carriera sì, tremavo, perché le ispezioni allora le prendevo sul serio. Ma oggi... Oggi le considerate uno scherzo? Né uno scherzo né una cosa molto seria. Le considero quello che sono. Una cosa inutile. Come? Sì, inutile, perché è umanamente impossibile che un ispettore acuto che sia si possa in mezz'ora render conto del grado di cultura e di maturità di 30 o 40 alunni. E poi perché un insegnante, solo che sia un poco abile, può far sempre la sua bella figura. Anche se non ha insegnato nulla? Anche. E meglio, perché il professore coscienzioso non si cura delle ispezioni, ma dei suoi alunni. E cerca non solo di riempirli di date, di fatti e di numeri, ma di educarli, di migliorarli moralmente, di innalzarli spiritualmente. L'altro, invece, quello che bada più alle ispezioni che agli alunni, dorme tutto l'inverno. E solo in primavera, quando si sente nell'aria odor di ispettore, si sveglia e insegna in fretta ai ragazzi il teorema di Pitagora, la data della caduta dell'impero romano, della scoperta dell'America, della rivoluzione francese, sotto a destra uno squillo di tromba, a sinistra risponde uno squillo. L'ispettore ascolta soddisfatto e se il professore ha avuto l'avvertenza di aggiungere anche la formula del benzolo o la cavallina storna, se ne va strabiliato della sapienza degli scolari e della bravura degli insegnanti. Non è così, signor ispettore? Ma quel mio alunno, Michelini, che stamattina avete tanto lodato e additato come esempio alla scolaresca perché va recitato con tanto sentimento cavallina, cavallina storna che portavi colui che non ritorna, non sa altro. Sa soltanto la cavallina storna. Non dico che sia grave, probabilmente farà carriera più degli altri, se è vero che gli ultimi della classe sono sempre i primi della vita. Ma anche questo è un modo di dire. Solo nel regno dei cieli gli ultimi saranno i primi. Signor ispettore, scusate, naturalmente quanto detto non si riferisce a voi. I presenti sono sempre esclusi. No, no, anche a me non avete torto. Ma d'altra parte, con tante ispezioni da fare, non possiamo che rimanere alla superficie. Sta a voi insegnanti andare a fondo, educare, migliorare. Sì, e i genitori e il cinema pensano poi ad annullare ogni miglioramento. Ah, una proficua fatica la nostra. Qui in provincia però i ragazzi hanno meno sbagli, meno distrazioni e l'ambiente è raccolto, tranquillo. Sì, questo è vero. Riconosco anche che si studia più seriamente che nelle grandi città, ma non per merito della provincia, semplicemente per mancanza di distanze. Come sarebbe a dire? Vedete, nelle piccole città come la nostra, il liceo, le magistrali, l'istituto tecnico, sono tutti raccolti in un unico edificio e le distanze del resto piccolissime sono uguali per tutti. Nelle grandi città, invece, puoi abitare a 5 km dal liceo, o solo a 400 metri dall'istituto tecnico, o addirittura trovarti di fronte alle magistrali. Ebbene? Ebbene, oggi no, perché l'avvento della scuola media unica ha abbastanza attenuato l'inconveniente. Ma fino a ieri, in Italia, le vocazioni degli studenti erano subordinate alle distanze stradali. Mio figlio voleva fare l'avvocato. Ma cosa volete, professore? Abbiamo un istituto agrario a due passi da casa. Farà l'agrimensore. In fondo anche i campi. E da ciò il grande numero di spostati. Esistono centinaia di cattivi avvocati che sarebbero stati bravi ingegneri se invece che in piazza Caù avessero abitato in corso Umberto I. Ah, poi ci sono i padri che, a parte le distanze, sono indecisi sulla via da far seguire ai figli e allora ricorrono ai dadi. Se viene pari, ragioniere. Se viene dispari, diplomatico. Mio figlio è un bel ragazzo, alto, distinto, sa porgere, parla bene. Gli faremo fare il diplomatico. Tanto varrebbe organizzare annualmente concorsi di bellezza e scegliere i diplomatici. Ecco gli studi scolastici, signor ispettore. O cavallina
cavallina storna che portavi con lui che non ritorna. Ma a parte la scuola, qual è il livello medio di cultura qui in provincia? Lo stesso che in città, anzi qui forse si sa qualche cosa di più perché si è meno distratti. Ricordate, ai tempi nostri, il tipo di signorina di buona famiglia che sapeva un po' di francese, strimpellava il pianoforte, diceva, sì, Carducci è più irruento, esalta, ma Pascoli, Pascoli, arriva al cuore. E il tipo del giovanotto che aveva letto tutto Stecchetti, qualche cosa di Baudelaire, e recitava a richiesta delle signore la passeggiata di D'Annunzio. Oh, se ricordo, perché voi non m'amate ed io non v'amo. Beh, oggi è diverso. Non ci sono più la signorina e il giovanotto, c'è il tipo unico. Fisso, in città e in provincia, che ha letto Via col vento, Furori, Avventura a Budapest, la Cittadella, e che ha visto al cinema I promessi sposi, belli, sì, belli, ma inferiori a Rebecca, dove c'è più intreccio, c'è più vita, per il resto, ignoranza assoluta. E a religione, come stiamo? Male, 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 non ci sono più atei. E questo, scusate, sarebbe un male? Eh sì, ma dove li trovate più? Quei begli atei di un tempo, che gridavano guardando il cielo in atto di sfida, non credo. E la notte, poveretti, non dormivano per la paura, e di giorno camminavano accompagnati, sempre temendo di trovarsi faccia a faccia col Dio che avevano negato. Erano utilissimi, erano la prova vivente dell'esistenza di Dio. E poi, in vecchiaia, tutti in chiesa, ai primi banchi, le braccia conserte, il collo lungo lungo, perché Gesù li vedesse, come gli scolaretti zelanti che vogliono farsi notare dal maestro. Quelli sì che erano tempi in cui la religione prosperava. Oggi invece, tutti tiepidi, non c'è chi grida non credo, ma non c'è nemmeno chi abbia il coraggio di gridare credo. Il problema di Dio è un lusso, un di più. Siamo troppo presi dalla radio, dagli affari, dalla velocità, dai viaggi in comitiva. Beh, Mornese, io vado, è l'ora. Ho l'ispezione al ginnasio. Ci rivedremo, spero, prima che io parta. Certo. E grazie della cortese accoglienza. Ah, qui si deve star bene veramente. C'è un giardino e gli alberi già fioriti. E quel vecchio che tratta? È il nostro giardiniere, per pochi soldi. Buon uomo, sapete che in città non c'è ancora un fiore sui rami? Signore, qui si sta meglio che in città. Sì, i fiori incominciano prima e finiscono dopo. Qui c'è ancora la primavera. Certo, non come le primavere passate. Quelle sì che erano primavere. Migliori? Niente migliore delle primavere passate. I fiori che oggi giungono a stento alle finestre del primo piano, un tempo raggiungevano la cima del tetto e ricoprivano tutta la casa ed erano più belli, più odorosi, di colori più vivi. Li avete visti voi? No, non li ho mai visti, ma me lo diceva mio padre. Li aveva visti? No, glielo diceva tuo padre. Buongiorno, signore. Buongiorno. E anche noi, signor ispettore, tra qualche anno, quando saremo più vecchi, faremo ai nostri ragazzi la descrizione di meravigliosi giardini mai esistiti, di meravigliose primavere mai godute. Avete belle donne qui? Né belle né brutte, normali per noi. Bellissime per chi viene da fuori. E serie o... Volete dire se c'è più corruzione qui con in città? Vedete, in città la corruzione è evidente, sfacciata. In provincia è più casalinga, più raccolta. Una corruzione più morale, insomma. E voi, Mornese? Io moglie, signor ispettore. Una bella signora. Molto più giovane di me. Non vuol dir nulla. Felici? Tranquilli, signor ispettore. Il che vale a dire felici? Una vita senza tentazioni, un giorno segue l'altro, oggi come ieri, domani come oggi, nessuna sorpresa, nessun imprevisto. Vedete, un libro fuori posto, per me è un avvenimento, mi emoziona. Ordinato, eh? Ah, all'eccesso, in tutto, anche dentro. Sono proprio un vecchio professore di liceo di provincia. A mia moglie questo piace e non piace. Ogni moglie vuole ordinato il proprio marito, ma ammira il disordine degli altri, così come ammira negli altri la spensieratezza, la prodigalità, l'ardimento, ma vuole serio, avaro e prudente il proprio marito. Se camminando lungo la riva d'un fiume
un uomo inesperto di nuoto cadesse in acqua e io facessi l'atto di tuffarmi per salvarlo, mia moglie, pazzo, mi griderebbe. Ma chi ti comanda di fare l'eroe? Lascia che lo facciano gli altri. E subito poi prorromperebbe in applausi e grida di ammirazione nel vedere un estraneo accorso ai richiami del pericolante gettarsi in acqua e trarlo in salvo. Che eroe, sospirerebbe più tardi nel ripensare all'accaduto. E rivolta a me, hai visto, che ardimento, che coraggio, tu invece mai che ti getti nei fiumi per salvare i pericolanti. Come va questa faccenda? Non siete il solo, Mornese, anche mia moglie mi proibisce sempre di gettarmi nei fiumi. Del resto sarebbe un guaio se le mogli ce lo permettessero, o anzi ci incoraggiassero a gettarci nei fiumi, perché saremmo costretti a confessare di non avere il coraggio, e allora sarebbe peggio, non vi pare? Anche questo è vero, non siamo eroi. Ma abbiamo sempre la scusa che ce lo proibisce nostra moglie. Che c'è? Chiedono di vedervi, professore. Studenti? No, un signore, giovane ma non più uno studente. Lo ha ricevuto la signora. Si chiama? Ma non lo so, dice di essere un vostro antico alunno. Un ex alunno? Ah, fa sempre piacere rivedere gli ex alunni. Scusate, signor ispettore. Prego. Bene, che entri. Subito. Può essere. Sono curioso perché io li ricordo tutti i miei alunni, uno per uno. È una soddisfazione, però, quella di vivere nel ricordo dei propri antichi allievi. Sì, ma ci si sente più vecchi anche di quanto non siamo. Vengono da me spesso uomini fatti. Professori, vi ricordate di me? Ero un ragazzo a quel tempo. Io ero già un uomo, signor ispettore. Permesso? Prego. Professore Rossi, Guglielmo Rossi. Mi riconoscete, professore? No, bravo. Aspettate, Rossi, Rossi, Rossi. Ne ho avuti tanti con questo cognome. In ogni classe c'è almeno un paio di alunni che si chiamano Rossi. Guglielmo, come ti dice? Guglielmo Rossi. Strano. Eppure li conservo tutti qui dentro. Stanno anche nel cuore. Ecco. Ecco, sbaglio o vostro padre era impiegato alle ferrovie, eh? Quel signore con la testa tutta bianca, un po' curvo. Precisamente, professore, alle ferrovie. Era malato. È morto. Ah. Ogni giorno lo vedevo più curvo, più malandato. Morto. Ah, sì, adesso ricordo tutto. Vi veniva a prendere tutti i giorni, imbacucato in un gran cappotto nero. Signor Rossi, gli dicevo, fa freddo. Che importa, rispondeva. Vi voleva molto bene. Ma eravate un gran pensiero per lui. Mi raccomando, mi diceva sempre, un bravo ragazzo, ma irrequieto, bizzarro, ha bisogno di una guida, e io... era già malato, poveretto. Ma accomodatevi, accomodatevi. Ma... permettete, signor ispettore, Rossi, Guglielmo Rossi, un ex alunno che non ha dimenticato il suo vecchio professore ed è venuto a trovarlo. Sezione B, non è vero? Sezione di Guglielmo Rossi. Ecco. Siedi, grazie. Caro Rossi. Signor ispettore, volevo accompagnarvi, ma questa visita, capirete, è tutto un passato che ritorna. Il passato per i professori è qualche cosa di speciale che li invecchia, ma anche che li ringiovanisce. Non c'è nessuno al mondo che sia tanto giovane quanto un vecchio professore. E nello stesso tempo nessuno che sia tanto vecchio quanto un giovane. Questa volta, vedete, si tratta di un passato ancora più speciale, perché questo Guglielmo Rossi non è mai stato mio alunno. Come? Maria, il cappello per il signor ispettore. Va bene. Mai visto, ne sono sicuro, perché i miei alunni, ve li ho detto, me li ricordo tutti, uno per uno. Un momento, caro Rossi, sono subito da te. Ma ne siete veramente sicuro? Potrei giurare, non è mai stato mio alunno. E che cosa intendete fare? Non so, ma mi interessa. È un diversivo. Beh, e allora, signor ispettore... Vi ringrazio tanto, caro Mornese, della bella ospitalità, della cortesia che voi... Di che? Di nulla, signor ispettore. È stato un onore per me. Maria, accompagna il signor ispettore. Di nuovo, caro Mornese. Di nuovo, caro signor ispettore. Oh, caro Rossi, che gradita sorpresa è stata la tua visita. Scusa, sai, scusa se ti do del tu, ma per noi professori gli antichi alunni rimangono sempre ragazzi. Ah, ti ricordo adesso, ti ricordo benissimo. Un po' svogliato, eh? Una testolina, come dire, bizzarra.
Ma un bravo ragazzo, pieno di talento, un cuore d'oro, piacco in latino, ma fortissimo in storia. Ricordi? Allievo Rossi, battaglia di Pavia. E tu là, pronto? 1525. Cinque. Già. È passato molto tempo. L'hai dimenticata. Solo noi professori abbiamo il dovere di ricordare la data della battaglia di Pavia fino alla vecchiaia. Una condanna come un'altra. Ma sei cambiato da allora. E avevi tutti i capelli ricciuti. Col tempo hai perso i riccioli. Io ho perso addirittura i capelli. Bravo Rossi. Bravo Rossi. Noi professori si vive in 100 maniere diverse, nel ricordo di altrettanti allievi sparsi qua e là, in Italia, forse anche più lontano. Per noi professori, quando moriamo, il discorso funebre è facile. Egli è morto, ma continua a vivere tra noi nel ricordo delle sue azioni. Forse è più vivo adesso che se avesse continuato a vivere. È una fortuna, anzi, che sia morto, perché così lo abbiamo più vivo fra noi. Scusa, caro Rossi, se ti rattristo con questi discorsi. Tu sei giovane, sei pieno di vita. Che fai, che fai? Speriamo non il professore, eh? Proprio il professore, invece. Cioè, sono professore, ma non insegno perché non ho ancora ottenuto il posto. E come vivi? Finora ho vissuto coi frutti di una certa rendita, ma adesso bisogna che mi decida. Mi dicono che qui al ginnasio non sia difficile. Sì, ci sono infatti un paio di cattedre libere, se posso. Ma come mai, Rossi, ti sei deciso a fare l'insegnante? Avevi altre idee, mi pare, no? L'arte, la carriera libera. Sì, l'arte, la carriera libera. Ma scusate, professore, come fate a ricordare tutte queste cose con tanta precisione? Vedi, noi professori non è che ricordiamo tutto. Fingiamo di ricordare, è facile, perché tutti i ragazzi pressa poco si somigliano. La testa piena di riccioli, per esempio. Ebbene, sono pochi i ragazzi che non abbiano la testa piena di riccioli. Il padre con la testa bianca, un po' curvo. Tutti i padri sono un po' bianchi, un po' curvi. Ti voleva molto bene. Tutti i padri vogliono molto bene ai figli. Un ragazzo molto intelligente ma svogliato, tutti i ragazzi sono sempre così. Del resto, chi è che, sentendosi dire eri molto intelligente, no, esclami, sbagliate, professore, io non ero intelligente. Ma l'arte, la carriera libera? Sono le aspirazioni di tutti i giovani, come quella di evadere. Poi la vita si incarica di moderarle, di attenuarle, e si arriva ai compromessi. Si fa tutti così. Si entra da giovani in un ufficio, in una scuola, ma fra 6 mesi, fra 1 anno, al massimo, si dice, ne uscirò. E questa speranza, questo proposito, ci impedisce di soffocare, ci aiuta a sopportare di star rinchiusi fra 4 mura. Poi passa 1 anno, ne passano 2, e si rimane. Ma c'è sempre la speranza, che ogni giorno si attenua, ma è sempre una speranza. Io conoscevo un impiegato. La finestra della stanza dava su un cortile e non vedeva mai il cielo. Dipinse sulla parete un volo di rondini. Le guardava, si illudeva. E la speranza non gli moriva mai. Invecchiò, morì, le rondini si sono scolorite, ma ci sono ancora. E servono a illudere i nuovi impiegati. Professore, i giovani d'oggi sono diversi. Non si rassegnano, lottano, vogliono arrivare. Dove? Che domande, professore. E tu lotti? Per bacco, professore. Che fai? Scrivo. Ah, bravo, bravo, bravo. Difatti riuscivi molto bene in italiano. Come lo ricordate? Tutti riescono molto bene in italiano, o perlomeno credono di riuscirvi. È una debolezza comune. Ho conosciuto forse nella mia vita 1000 persone e non ce n'è stata una che, parlando del tempo in cui andava a scuola, non mi abbia detto che riusciva molto bene in italiano, tanto che faceva i componimenti anche per i compagni, e che in compenso era ignorantissimo in matematica. Dunque scrivi. Bene. Che cosa? Romanzi, articoli, racconti? Poesie, professore. E le pubblichi? Sì, su riviste. Forse ne avrò lette. No, no, professore. Sono poesie, come dire... Moderne? Troppo moderne? Sì, la nuova scuola. Io sono vecchio, vero? Per capire? No. No, caro Rossi, sembro all'aspetto un fossile, ma vivo, seguo. Non condanno i giovani solo perché sono giovani.
I giovani invece confessano oggi, condannano i vecchi solo perché sono vecchi, ridono senza conoscerlo del passato per la sola ragione che è passato. L'eterna lotta, intransigenti gli uni e gli altri. Oh, no, non è un fenomeno nuovo, è stato sempre così da che mondo è mondo. Ma oggi i ragazzi presumono troppo. Sono giovane, dicono, e perciò sono intelligente. Non è così? Forse, ma questo non c'entra con l'arte. In arte non basta la presunzione. Si riesce se si vale, altrimenti... Ma voi valete? Ma professore, se credessimo di non valere, non scriveremmo. Sì, ma il pubblico in generale rimane, se non ostile, indifferente. E che significa? Anche Leopardi fu un incompreso. Il pubblico è sempre ostile alle manifestazioni della vera arte. Il pubblico è sempre arretrato. Per l'artista il vero pubblico sono i posteri. Può essere. Ma è anche vero che è molto comodo rimandare tutto ai posteri. Ah, io me lo immagino. Poveretti, avranno un bel da fare. Ogni volta che nasce un bambino non lo vedo com'è. Lo vedo postero e non lo invidio. Troppe cose avrà da giudicare. Dunque, caro Rossi, sei poeta ermetico. Ci chiamano così. D'altra parte, benedetti ragazzi, voi non vi fate capire. E chi li obbliga a capire? Noi scriviamo per noi. E allora perché pubblicate le vostre poesie? Bisogna vivere, professore. E allora continuate a scrivere in segreto per i posteri e per vivere esercitate un mestiere, una professione. Difatti, vi ho detto che mi sono deciso a fare un insegnante. Per vivere? Sì. Solo per vivere. E la vocazione? Verrà in seguito. Come nei matrimoni di interesse. L'amore verrà in seguito. E se non viene? Il mestiere supplirà la mancanza di vocazione. E poi basta con questa vocazione, professore. Parola ottocentesca. Chi di noi riesce a fare nella vita ciò per cui ha vocazione? Pochissimi, o addirittura nessuno. Siamo tutti scontenti, desideriamo ciò che gli altri fanno o posseggono. Perché? Perché la nostra vocazione era un'altra. Desideriamo la fortuna altrui, la professione altrui, la roba d'altri, la donna d'altri. Che c'entra? Questi sono i comandamenti. Scusa, hai ragione. Si vede che sono vecchio. Io parlavo della vocazione. I bambini, per esempio. Voi, in un bambino, vedete un postero. Io no. Lo invidio perché per me un bambino è un essere capace di tutto, che può diventare tutto, che può aspirare a tutto. Un bambino che non abbia ancora manifestato le sue tendenze può diventare papa, re, generale, astronomo, architetto, e finché rimane sulla soglia della vita queste possibilità rimangono intatte. Ma solo che gli avanzi di un passo e scelga perciò la sua strada, per esempio quella dell'architettura, addio a tutto il resto. Sarà architetto, ma non più papa, generale, re, astronomo. Scegliere è rinunciare. Perciò, per non rinunciare alle proprie possibilità, bisognerebbe poter non mai scegliere, tanto più che spesso una scelta qualsiasi siamo forzati dalla necessità, dal caso o da una combinazione, e quasi mai dalla vocazione. Io, per esempio, non posso ormai più essere che professore. E ti dispiace di aver rinunziato al trono e al pontificato? Siete in vena di scherzare, professore. Scherzavo spesso. Ti ricordi? Oh, sì. Quando dicevo... come dicevo, Rossi? Ah, sì, dicevate... sì, ricordo adesso. Quando Bianchi, che era il più bravo e il più buono della classe, commetteva anche lui qualche piccola indisciplinatezza, balzavate in piedi e puntandogli contro l'indice esclamavate: tu cuoque, brute, fili mi! E allora ridevamo tutti. Me lo ricordo come fosse adesso. E ridevate anche voi, professore. Ma scusa, Rossi, ma allora, si può sapere come fai a saperlo? Me lo ricordo. Sì, va bene, ma aspetta un po', aspetta. Rossi, eh? Guglielmo Rossi. Mm. Eppure... Mio padre, quella gran testa bianca... Non è tuo padre, così lo sappiamo. Ma quel tu cuoque brute, io dicevo proprio così, e lo dico ancora, almeno 10 volte per ogni anno scolastico. Vedete, professore, anche noi, ex alunni, non ricordiamo tutto. Fingiamo di ricordare. Come in ogni classe ci sono tanti rossi, e così ci sono dei bianchi, e fra tanti bianchi ce ne sarà anche uno che è il più bravo e il più buono della classe. È un professore di liceo classico, quando scherza, scherza in latino. E che altro può dire a un Bianchi che, pur essendo il più buono, commette una discoleria se non tu cuoque brute, fili mi? E quando il professore scherza ridono tutti, così come gli impiegati si smascellano quando ride il capo. Hai ragione.
Rosa. Accanto a me c'era appunto Yang. E avanti avevo Brambilla. Colombo. Il preside, te lo ricordi il preside? Alto, diritto, vestito di nero. Ci sembrava terribile ed era buonissimo. E quel giorno che nel cortile della scuola ci facemmo le fotografie. Quel giorno non c'ero, professore. Avevi la tonsillite. Precisamente. Ma come fate a ricordarlo? È un male scolastico. Devo averla ancora il gruppo. Sezione B, vero? Seconda liceale. Quanti anni hai? 30. Quindi anno scolastico 27, 28 e 28, 29. Vado a prenderlo. Rivedrai i tuoi vecchi compagni. No, non vi disturbate, professore. No, ma se proprio volete, mi farà molto piacere. Vado. Grazie. È stata una pazzia, signor Rossi. E perché? Non mi prendete quest'aria, signora. Follia, follia, conte, voi qui, mio marito scoprirà tutto. Volevo vedervi, parlarvi, ma voi signore di provincia non uscite mai sole e perciò mi sono introdotto col gioco dell'ex alunno. Niente di più semplice e sicuro se voi non mandate tutto a monte col vostro turbamento. E mio marito ha creduto? Vostro marito? Ma se anch'io ormai comincio a credere ad essere stato suo alunno. È andato di là a prendere il gruppo fotografico con tutti i miei compagni. Non temete, gliel'ho già detto. Quel giorno non c'ero, avevo la tonsillite. Ma quanto potrà durare il gioco? Ah, non lo so, non mi importa. Volevo vedervi e vi vedo, parlarvi e vi parlo. Perché vamo, signora. È una frase dell'Ottocento, lo so, ma per esprimere certi sentimenti bisogna purtroppo ricorrere ancora all'Ottocento. Ebbene sì, ve ne dico un'altra, ancora più Ottocento. Vamo e sarete mia. Signor Rossi. Non chiamatemi Rossi, chiamatemi Guglielmo. Verrete da me, signora? Verrete a trovarmi nel mio studio? Attento. Non la trovo. Evelina. Evelina, si può sapere dove sono andata a finire le carte del 28-29 e 29-30? Conosci il signore? Sì, l'ho ricevuto io stessa, prima. Rossi, un mio ex alunno, Guglielmo Rossi. Bravo ragazzo, eh? Poeta. Suo padre, una gran testa bianca, un po' curvo. Riusciva molto bene in italiano. Mi ha fatto tanto piacere la sua visita. Quelle carte, dicevo, non stai tai, dico, le hai spostate tu? Sì, ieri, nello spolverare l'archivio. Devono stare a destra, sai, sulla mail. Ah, mi pareva. È strano, dicevo. Vado a prendere il gruppo, mio caro Rossi. Tu fagli compagnia, Evelina. Sì. Grazie. Siete poeta, signor Guglielmo. Poeta, sì. Con le rime, con tutto. Io ho sempre sognato di conoscere un poeta. I poeti parlano con la luna, con i fiori, con le più piccole foglie. Noi quando vediamo una foglia diciamo, oh, una foglia, e basta. I poeti invece, quando vedono una foglia dicono, buongiorno foglia, che cosa fai? Perché sei nata? Dove ti porta il vento? E la foglia risponde a tutte le domande dicendo che il vento la porta al mare in compagnia di tante altre foglie e sul mare si tramutano rosse barche. Parlate spesso con le foglie, signor Guglielmo. I vecchi poeti parlavano con le foglie, noi moderni poco. E con che cosa parlate? È difficile spiegare con chi parliamo, ma non importa, io vi amo. Come? Molto. Poco? Poco per un poeta. I poeti parlano a immagini. Io mi aspettavo mi diceste, vamo. Come l'aquila ama le cime nevose. Sì, come i fiumi amano il mare, come i fiori la luce, come i rami del bosco il vento di primavera. Oh, signor Guglielmo, ancora, signor Guglielmo. Come la terra riarsa le prime piogge, come la foresta il canto dell'usignolo. Anch'io vamo, signor Guglielmo. Oddio, amare un poeta ed esserne amata. Voi non vivete come gli altri uomini, è vero? No, no. Molto diversamente. Il vostro studio, io chiudo gli occhi e cerco di immaginare il vostro studio. Quale artistico disordine ci deve essere? Una cosa qua. Una là. Tutto fuori posto. I libri in terra. Le calze sul tavolo. Signora. Ditemi che avete le calze sul tavolo. Ebbene, sì, signora. Spesso ho le calze sul tavolo. Oh, siete proprio come vi immaginavo. E anche nelle abitudini siete
disordinato. Del giorno fate la notte e della notte il giorno. Certamente. Sì. Siete spregiudicati. Molto. Vivete la giornata, del domani non vi importa nulla. Nulla, rido quando penso al domani. Donnaiolo, vi fate beffe del mondo. Sempre, signora. Allora che soffrite, gridate al vento e alla notte il vostro dolore. E d'inverno vi piace uscire nottetempo per offrire la sferza della pioggia gelida, la fronte ardente. Proprio così? Come fate a saperlo? Tale è la vita del poeta. E anche quando ridete, il sorriso non è che una maschera. Ridete, ma il cuore soffre. Avete il tormento dell'artista, il pathos. Effettivamente sì, signora. Molto pathos. Signor Guglielmo, voi sciate a torso nudo. Vedete? Sì, signor Guglielmo, voi sciate a torso nudo. Siete un uomo moderno. Scio molto a torso nudo, signora. Mio marito invece non scia mai. E porta due maglie pesanti. No. Dio, come deve essere bello essere amato da voi. V'amo, lo sapete, v'amo con tutte le forze dell'anima mia. Ditemelo ancora. Con tutte le forze dell'anima mia. Verrete nel mio studio? Sarebbe una follia, la gente. Che importa la gente, io mi faccio beffe del mondo. Sì, è vero. Facciamocene beffe. Verrò. Domani? Guglielmo. E poi? Poi l'amore, la passione. Il delirio? Sì, anche il delirio. Fuggiremo. Dove? Che importa, lontano. È vero, che importa, lontano. Noi due e il nostro amore. Non è vero, Guglielmo? Noi due e il nostro amore. Domani, dunque, l'ora ci si può fidare della tua cameriera. Le darò un biglietto e ti avviserò dell'ora. Già, ma se ti vede la portinaia... Che importa la portinaia quando noi ci amiamo? Già, che stupido, che importa l'onore. Ma entrare dal portone è comune, è volgare. Dalla finestra. Entrerai dalla finestra. È più bello. Come nei romanzi. L'amore, il vero amore, entra sempre dalla finestra. La finestra del mio studio è da su una viuzza secondaria dove non passa mai nessuno. Abito al pian terreno. È molto alto? Nemmeno 2 metri. E se non riuscissi a salire? Ti tirerò su io e poi... E poi? E poi l'amore ti darà le ali. Leggera come una farfalla tu salirai sulla mia finestra. Io udrò battere ai vetri. Dirò, un uccellino? E invece sei tu, appollaiato sul davanzale che chiedi di entrare. Povero piccolo volatile intirizzito che hai bisogno di calore, d'affetto. D'amore. Verrai dunque? Sì. E mi aspetterete in vestaglia d'artista, suonando al pianoforte? Certamente, cara. Baciatemi la mano, sì. Guglielmo. Sì. Inginocchiatevi. Mia regina. Mia vita. Mio tutto. Mio marito, alzatevi. Quante volte devo dirti, Evelina, di non toccare le mie carte? Ho dovuto frugare mezz'ora e non stavano nemmeno sulla mensola, ma nell'armadio. Mia moglie detesta il mio ordine, caro Rossi. E quando può scompigliarmi le carte è felice. Ecco il gruppo. Sai che il signore scia a torso nudo? Perbacco. E dire che da ragazzo soffriva di tonsillite. Ti sei stabilito qui da molto, caro Rossi? Ma da un paio di mesi. È una città raccolta, calma. Mi piace. Ma lontana dal frastuono, dai clamori della città tentacolare. Giova alla poesia. Sai che Rossi è poeta? Sì. Mi diceva. E ho uno studio. Anzi, se una volta mi voleste fare l'onore. Volentieri, domani. Mi leggerai qualche cosa di tuo, ci tengo. Mi darete dei consigli. Mi aiuterai piuttosto a capire, a penetrare il segreto della poesia ermetica. Sono i giovani, oggi, che ammaestrano i vecchi. Verrò domani, verso le 3:30, sì. Un'oretta, uh-huh. Poi vado via perché ho da fare scuola. Ah, guarda il gruppo. 28-29, sezione B. Dio mio, quanti ricordi. Eravate giovani allora. Peccato con la tonsillite, altrimenti ci sarei anch'io. Ma già. Ah, i miei compagni. Tutti li riconosco. Ah, ecco Bianchi, il primo della classe. Bianchi. Brambilla, quello che aveva il padre ingegnere al genio civile. Già. Ecco Colombo, quello che aveva il padre avvocato. Un po' curvo, una gran testa bianca. Un altro Brambilla. Un altro Colombo. Un altro Bianchi. Un altro Rossi. Un altro Brambilla. Un altro Colombo. Un altro Bianchi. Dio mio, quanti ricordi. Abbiamo trasmesso il primo atto della commedia L'ex alunno di Giovanni Mosca.
Va adesso in onda il secondo atto. Com'è andata? Alla perfezione. Ma preso davvero per un suo ex alunno. Abbiamo ricordato i tempi trascorsi, mi ha fatto vedere un gruppo fotografico con tutti i miei condiscipoli. Sei commosso, non mi sono proprio commosso. Ah, niente, signore, sei commovente dei ricordi non veri. Brambilla, Bianchi, Colombo, mai visti e mai conosciuti. Eppure la mente mi si popolava di visi noti e cari. In principio mentivo. Poi, povero professore, ho cominciato ad ingannarlo in buona fede e non ho rimorso. Brambilla, Bianchi, Colombo. A poco a poco ci siamo uniti, il professore, non ricordo un segreto mai esistito, che adesso esiste però. Che tipo è? Mornese. Oh, il tipo classico del vecchio professore di liceo di provincia, un buon uomo, grigio, sbiadito, il tipo che se la merita, insomma, come tutti quelli che studiano e lavorano troppo, trascurando la moglie. Perciò non ho rimorsi. Certo, fa pena, ma d'altra parte. E si è parlato anche di poesia. Che idea? Oh, arretrata, il solito, e fermo a che significa, come tutti. La poesia non gli piace se non ne afferra il significato letterale. Ce ne vorrà prima che ci capiscano. E la moglie? Caduta al primo assalto, un po' esaltata, ma bella, mi piace. Verrà oggi alle 5 per la finestra e verrà anche il marito. No, il marito alle 3:30, fra poco, per il portone, e andrà via prima. Può sentire anche qualche mia poesia. La vorrà capire. Naturalmente, io non lo so, ma questi borghesi vogliono capire tutto, che vuol dire, che significa. Quando invece il pregio della nostra poesia è quello di essere compresa da pochi, spesso da nessuno. Questo è il bello. Spesso, confesso, non capisco quello che scrivo. Oppure, un giorno ci trovo un significato, un giorno un altro. Certe volte, tornando a casa, penso, beh, adesso rileggo e voglio vedere che ci trovo oggi. Ogni giorno una cosa nuova, un'improvvisata. Chissà quante cose belle noi scriviamo e non lo sappiamo. Una cosa è certa, che abbiamo abolito la retorica, i luoghi comuni e i sentimentalismi. Parliamo non con il cuore, ma con il cervello, uccidendo le lacrimucce di De Amicis, la retorica di Carducci, i pigolii di Pascoli. Noi abbiamo purificato la letteratura. Taci, abbiamo detto al cuore. Il cuore ha taciuto e si è visto che se ne può fare benissimo a meno. Addio, vecchio organo ritenuto importante dalle passate generazioni. Comincia con noi una nuova era. Basta con gli ideali. Con gli entusiasmi. Con amore e morte. Con le poesie per monache e per nozze. Con la canzone della giardiniera. Chi una rosa mi domanda, chi verbena, gentilino, ma il mio povero giardino bisseccò la bruma e il gel. Ben di elette pianticelle, ogni aiola aveva piena, ma i bei fior spuntati appena si chinarono sullo stelo. Oh, la bella giardiniera non ha più nemmeno un fior, se non torna primavera morrà certo di dolor. Ma lo sai che la moglie voleva che io le dicessi dei versi? Fortunatamente è sopravvenuto il marito, altrimenti avrei dovuto dirgli. I nostri versi non sono i più adatti per innamorare una donna. Ma che credi, che sarei stato tanto stupido da recitarle inoltre? M'ero già preparato. Le avrei recitato certi versi di Enrico Pansacchi, il poeta per signore, quello per cui Bologna andava pazza. Mettiti lì, Bettini, tu sei la donna. Come? Io sono il poeta. Forse l'incanto che diffonder sai con la voce, con gli occhi e col sorriso, e le dolcezze che prometter sai di molte fantasie, sognato e liso, non valgono adorata il nuovo intenso gaudio ch'io provo, e non so dir perché, quando nel mio segreto io ti ripenso, tutta l'anima mia piena di te. Oh, Guglielmo, sono tua. Per sempre. Fino alla morte e oltre. Oh, non valgo un'adorata il nuovo intenso gaudio che io provo e non so dir perché. Medio frenante le presi la mano. Mentre il mio sguardo passava lontano. Guarda un po', canzoniamo tanto e poi... Sarebbe vergognoso che ci commuovessimo. Eppure, scommetto che ti sei innamorato sul serio. Ma non lo so. Che le hai detto che l'ami e che fuggirete insieme. Sì, una tra le migliori, tra le più significative. Beh, leggi con calma. Dando espressione alle parole, rispettando le pause, come a scuola. Sono un vecchio professore, la lettura mi piace scolastica. Colori e sentimenti,
Ma sì, non ci sono tanti nomi. Allora mettere in evidenza i concetti ce ne saranno. I concetti, sì. E allora avanti. Solo tutto ricchi. È molto breve, oggi la poesia lunga non usa. Non discute. Allora, chiaro, ti direi che era. Vedete, mi sembra di essere tornato davvero ragazza. Prova un po' di suggestione. Acquario. Come? È il titolo. Ah, bene, bene, acquario. Avanti. La vedova di sé avvolge gli alberi che sentitamente solcano l'illusa adolescenza del vento. Per un'oliva pallida si può delirare. Avanti. È finito. Scusa, Rossi, ma ti prego di rileggermela. E rileggendola, cerca di dar sapore di finale agli ultimi due versi. La vedova di sé avvolge gli alberi che sentitamente solcano l'illusa adolescenza del vento. Per un'oliva pallida si può delirare. Vedi, stavolta l'hai letta meglio e si capisce di più. Scusate se ho detto si capisce. Il termine è improprio, non si deve capire. Si intuisce di più. Ma chi è la vedova di sé? Scusate se sono curioso, ma noi vecchi... Stai qua, fai leggere. Il primo verso, caro Rossi, non l'hai letto bene. Si deve leggere la vedova di sé avvolge gli alberi oppure la vedova di sé avvolge gli alberi? Ma è indifferente. No, caro, è importante. Nonostante tutti gli avvenimenti e i cambiamenti del mondo, la punteggiatura ha mantenuto intatti il suo valore e la sua funzione. Una virgola vuol dire molto, sapete, anche oggi. In tutti i modi la faccenda rimane oscura, perché nel primo caso non capisco chi possa essere la vedova di sé, cioè la vedova di se stessa. Nel secondo non riesco a comprendere come una vedova, per quanti veli e mantelli abbia indosso, possa avvolgere di sé gli alberi. Va letto la vedova di sé. Cioè la vedova di se stessa. Sì, ma io non do importanza a questo. Non bisogna guardare al significato apparente. Quello che vale è l'intima essenza. E tu mi assicuri che qui c'è un'intima essenza? Perbacco. Va bene, ma capire il significato apparente potrà aiutarti a penetrare nell'intimo. Che cosa intendi per vedova di se stessa? Una signora che si è vestita a lutto per la propria morte? No. Qui Rossi usa vedova nel senso di orba, priva. Ma chi è questa vedova? Se proprio lo volete sapere, è la luce. La luce? Ah, è così semplice. Non me l'avevi mai detto? Sì, la luce, cioè la notte. Ah, ecco, la luce che essendo vedova, cioè priva di sé, cioè della luce, diventa tenebra, cioè notte. Appunto. E non potevi dire direttamente notte. Ma professore, allora... addio ermetismo. Hai ragione, non ci pensavo. La notte dunque avvolge gli alberi che sentitamente solcano. Dunque gli alberi hanno un sentimento, professore. No, aspetta, vediamo se ci arrivo da me. Dunque, è giusto. C'è il salice piangente, se piange vuol dire che prova dolore, che sente. E se il salice sente, perché non devono sentire anche gli altri alberi? Sarebbe un'ingiustizia colossale che i salici sentissero e che, per esempio, i castagni e gli olmi no. Tutto diventa semplice, chiaro. Gli alberi che sentitamente soltano l'illusa adolescenza del vento. Ecco, giusto. Il vento che ha incominciato da poco a soffiare, perciò è adolescente, viene solcato, cioè diviso dagli alberi contro i quali fa impeto. Illusa adolescenza. Sì, perché il vento si illudeva di non essere solcato dagli alberi, di passare fra albero e albero senza il minimo solco. Pazzo, adolescente, entusiasta, è naturale che si illuda, le illusioni sono proprio della gioventù. Ma la realtà è un'altra, la vita è dura, le illusioni scoppiano come bolle di sapone, e gli alberi, cioè gli ostacoli, le difficoltà, solcano, e altro che se solcano. Bravo Rossi, bravo, ci sono molte verità nel tuo componimento. Ma perché poi concludi che per un'oliva pallida si può delirare?
Se sei convinto? Ma che c'entra la convinzione, naturalmente, non è mai assoluta. No, scusa, Rossi, voi ermetici scrivete non secondo quanto vi detta il cuore, non cioè in preda facile parlato il tuo asino, ma soffrendo il tuo ragionamento nella tua vita. Quindi se dice che per una pallida si può delirare, non lo dice avventatamente, con leggerezza, ma convinto che si può effettivamente delirare per un'oliva. Ne hai sicuramente le prove. E adesso guarda. E dimmi la verità. La puoi dire, no? Al tuo vecchio professore per tanto lì con tuo padre, serio, e con la testa bianca. Sì, questo. Hai mai delirato per un'oliva pallida? Probabilmente no. Allora non è un pallida anche. Sarò vecchio, ragazzi, non capirò nulla e non discuto perciò il valore letterario della vostra poesia. Ma per Vinci un tempo i poeti cantavano ben altro che olive. L'amore, la patria, ecco che cosa cantavano. Dulce et decorum est pro patria mori. L'armi, qual armi, io solo combatterò, procomberò solio. Poesia passata, Che cosa opponete voi a questa poesia passata? Sauti guardini, incapaci di slanci, timorosi di esternare affetti e sentimenti? Venite avanti con le vostre ombre. No, sbaglierò, ma siete su una falsa strada. In qualunque tempo, in qualunque epoca, la poesia non nasce solamente dal cervello, ma dal cuore, dall'anima. Coraggio ci vuole, e ci vuole più coraggio a manifestare che a nascondere i propri sentimenti. Il delirio per le olive, avanti un'oliva, datemi un'oliva, ci sono olive in questa casa. Eccone una, avanti, delirate. Scusate, ho trasceso, forse ho torto, perdonatemi, sono un vecchio professore, troppo vecchio, non riusciremo mai a capirci. Arrivederci ragazzi, ciao Rossi. Scusate, ma è stato più forte di me, è un consiglio, ragazzi, il cuore, l'anima che avete banditi, richiamateli in aiuto del povero cervello che da solo non riesce a partorire che olive. Vecchio 800 che non vuol morire, il cuore, l'anima. È terribile il professore quando si riscalda. E noi zitti. E che volevi dire? Un vecchio ha sempre ragione. E poi in certi momenti mi sembra davvero di essere stato suo alunno e non ardisco rispondergli. Del resto, sentiamo tu, che gli avresti risposto? Certo che quel delirio per le olive. Io stesso, se ricordi, ti dissi che era esagerato. Figuriamoci poi se poteva andar giù a un professore di liceo. E con questo, ma pensino quello che vogliono i professori. Noi andiamo avanti per la nostra strada, la strada delle olive. Ragazzi, sono quasi le 5, dovete andarvene. No, aspettate, dovete aiutarmi a mettere disordine nella stanza. Disordine? Sì, vi spiegherò poi. Ah no, subito. È una donna romantica, ha la testa piena di luoghi comuni, crede ancora che i poeti siano poveri, stravaganti, disordinati e che vivano nelle soffitte. E qui è troppo pulito, troppo elegante, che figura ci faccio? Aiutatemi a disordinare, a mettere scompiglio. Così? No, così è poco, no. I libri in terra e nel bar. Sul tavolo, bottiglie e calze. Calze? Sì, sono di là. Calze sul tavolo e anche una scarpa. Sì. No, la scarpa sul bar. Per le donne ci vuole questo, l'artistico disordine. Adesso tu, Rofinè, arruffami i capelli. Ecco, così, via la giacca, qua,
la vestaglia, dammi la pipa, il pianoforte, aprilo, ecco, le cicche buttate sul pavimento, disordine e sporcizia, e adesso via, andatevene, no, aspettate, il barattolo della colla è un pezzo di carta sul vetro, perché sembri rotto, gli artisti vivono sempre in soffitte coi vetri rossi, il gelido vento di tramontana penetrava ululando nella soffitta e infirizziva le mani del poeta, le mani, ma non il cuore, il quale... Miracolo, si manteneva caldo, ardente e aveva il colore di fiamma viva. E ora lasciatemi solo, via, via, entrerà di là l'uccellino infiltrato, via, 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 via. Hai sentito? Stavo cantando una canzone d'amore e da stamattina che canto. Per me? Per te, amore mio. Lo studio è in disordine? Sì, cara, sali. Basta nessuno? Nessuno. Sali, dunque. Ho paura. Di che? La finestra è alta. No, non devo avere paura. Nel tuo biglietto c'era scritto, aspetta, la finestra è alta, ma ti darai l'amore. Mi darà? Certamente, cara, le dà a tutti, perché non dovrebbe darle anche a te? Su, 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 su! Ah, ti sei fatta male? Oh, my God! Non puoi più muoverti! Sì, ma mi fa tanto male! Evelina, Evelina, potrebbe passare gente! Riproviamo! Anche le rondini cadono qualche volta, ma poi tornano a volare anche con una stampina ferita! Su, su, su! Ti fa molto male! Evelina, ora meno, molto meno. Ecco, è passata. E ora mi trovo qui, sola, con te. Guglielmo, tu sarai un gentiluomo, non è vero? Non so, cara, vedremo. Siediti. No, 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 voglio vedere. Com'è tutto bello qui, quanto disordine. I libri in terra, le case sul tavolo, la scarpa sul bar. Oh, Guglielmo, una scarpa. Sei proprio un artista, un poeta. Le calze, Guglielmo, che vita deve essere la tua. Vita d'artista. Una corona di fiori. Tua, Guglielmo. Sì, me ne orno qualche volta le tempie. Mettiti la corona, Guglielmo. Ma cara, adesso... Sì, mettitela, voglio vederti. Mio marito non si mette mai corone di fiori sulla testa. Sì, 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 così. Proprio così. Immaginavo. Eh? Cosa farà? Guglielmo? Non lo so. Non lo so che cosa farai. Dopo aver veduto fino in fondo alla calza del cuore, dopo sarai via così, come se fosse un balocco. Dimmi la verità. Sono un balocco per te. Sei il mio amore, il mio unico vero grande amore. Non mi inganni, Guglielmo. Calano le prime ombre della sera. Guarda, è la prima stella. È sola in cielo. Stasera siamo stati i primi a vederla nascere. È la nostra. Affidiamole il nostro amore. Vedi? Trema. Tanto ne è piena. Trema. Col mio cuore, col tuo. Ma se passa una nuvola? L'amore affidato a una stella è eterno, per nuvole che passino. Noi saremo morti, Evelina, e il nostro amore continuerà sulla stella a palpitare giovane e intatto. Mi dici cose che mai ho udito. Parole nuove. Siamo ricchi stasera, Evelina. Siamo ricchi perché abbiamo una stella. Sai che ci sono innamorati che non ne hanno. Sono i poveri o quelli che arrivano tardi sul prato. Sul prato? Sì, l'amore è un grande infinito prato che la sera si popola di coppie. Ognuna si sceglie una stella e quelli che arrivano in ritardo, quella, gridano, ma arrivano i guardiani. No, dicono, no, no, è occupata. C'è un altro amore. E allora? E allora? Povera coppia senza stella è costretta ad abbassare gli occhi sull'erba del prato. Ma in caso di pioggia è diverso. Perché? Perché dopo la pioggia ci sono le pozzanghere sul prato e nelle pozzanghere si riflettono le stelle. Si può guardare il riflesso? Domanda la coppia ai guardiani. Certamente. E la coppia felice
guarda il riflesso e gli affida il proprio amore, contenta, non potendo avere una stella vera, di averne l'immagine. Però, Guglielmo... Di. E in caso di siccità? Anche in caso di siccità si può rimediare, basta venire da casa con un secchio pieno d'acqua. Guarda, la stella si fa sempre più grande e luminosa. Noi saremo morti, Evelina, e il nostro amore continuerà sulla stella a palpitare giovane e intatto. Tra un anno, tra due, noi ci ameremo ancora, Evelina, ma non sarà più la stessa cosa. I nostri primi sguardi, il primo contatto delle nostre mani, il tuo primo rossore, Evelina, saranno cose che torneranno imperfette al ricordo e ci sarà un'ombra nella loro purezza, l'ombra del tempo che sarà passato, l'ombra dei nostri pensieri che non saranno più quelli di prima. Sì, noi ci ameremo ancora, ma rimpiangeremo i primi tempi, le prime ore, il primo istante del nostro amore, l'istante in cui cominciò. Vedi, solo da un giorno ci vogliamo bene e già forse lo rimpiangiamo. Eh sì, rimpiangiamo quell'istante. Eppure forse nemmeno ce ne accorgiamo. Nessuno ce ne accorge. Chi riesce a cogliere di marzo l'istante in cui spunta la prima foglia dal nudo ramo? Chi l'istante in cui si risponde ancora inverno un improvviso segno del cielo, un improvviso odore della terra ci annuncia l'arrivo della primavera? Nessuno. Eppure più tardi rimpiangiamo quegli istanti. E nulla è più dolce e doloroso del rimpianto di ciò di cui non riuscimmo a godere. Perciò, cara, quando sarà passato molto tempo, noi faremo un viaggio sulla nostra stella e vi ritroveremo intatte, pure tutte le cose sulle quali si sarà posata l'ombra del tempo e del nostro cuore. E potremo finalmente godere di ciò che abbiamo vissuto, ma non pienamente goduto. Dei nostri sguardi, del primo contatto delle nostre mani, del tuo primo rossore, Evelina. Tu parli e la mia anima con le tue parole si innalza fino alle stelle. Anche la tua, è vero, Evelina? Ma certo, certo, anche la mia. Tu non mi inganni, è vero, Guglielmo? Tu non mi fai lo scherzo di lasciar partire sola la mia anima ed accompagnarmi con la tua solo per un tratto e ritornare poi subito in terra? Che farebbe, povera anima mia, sola, in un cielo, come una colomba smarrita? Ti giuro, cara, siamo due qui, siamo così vicini, quanto sono vicine nel volo le nostre anime. Ne vuoi una prova? Chiudi gli occhi. Senti la voce del mare? Il mormorio delle foreste? Ebbene, adesso chiudo gli occhi a te. Senti la voce del mare? Il mormorio delle foreste vuol dire che le nostre anime in questo momento stanno volando sulle medesime regioni. Beh, è vero che ci vogliono bene da qui. Solo gli innamorati nel silenzio, nel buio del vincolo, odono la voce del mare e vedono in cieli azzurri candidi voli di cielo. Io li vedo. Tu? Anch'io. Vediamo e sentiamo le stesse cose. Ora sono sicura che non mi inganni. Dimmi dei versi, Guglielmo, dei tuoi versi. Saliremo più leggeri, più facilmente. Versi? Sì, io ho qualche cosa, ma... Questa, leggimi questa. No, questa no. Oh, un'altra allora, senza leggere. Inginocchiato, così. Io mi metterò presso la finestra, vicino alle stelle. Evelina, come posso? Ti invento, l'improvvisavi. Sei poeta, no? Forse... L'incanto che diffonder sai con la voce, con gli occhi e col sorriso e le dolcezze che prometter sai di molte fantasie sognato e viso non valgono adorata il nuovo intenso gaudio che io provo e non so dir perché quando nel mio segreto io ti ripenso, tutta l'anima mia, piena di te. Oh, Guglielmo. Forse, tu pare. I versi con cui stai ammaliando mia moglie non sono tuoi, ma di Enrico Panzacchi, poeta bolognese morto nel 1904.
Abbiamo trasmesso il secondo atto della commedia L'ex alunno di Giovanni Musca. Tra qualche minuto, dopo la trasmissione di Onda Verde e le notizie del GR1 Flash, potrete ascoltare il terzo ed ultimo atto. Atto terzo. Buongiorno, arrivederla, professore. Michelini. Come andate, professore? Michelini, stamattina ti ho interrogato, vero, in storia? Sì, signor professore. Già, ma non ho sentito niente, avevo altri pensieri per il capo e non ti ho dato il voto. È necessario che te lo dia, invece perché devo fare le medie. Mi interrogate adesso? Sì, 5 minuti, poi li lascio andare via. Hai studiato? Sì, signor professore, io studio sempre. Ma ricordate che l'altro ieri il signor ispettore mi mise una mano sulla spalla e mi disse, bravo? Sì, sì. E parlami dei guelfi e dei ghibellini. Le due fazioni contrastarono a lungo, prevalendo or l'una or l'altra, e cacciandosi a vicenda nel 1260 i guelfi toscani sotto le direzioni di Firenze mossero contro scena aiutati dai ghibellini della regione e soprattutto da Manfredi, ma furono vinti a Montaperti nella battaglia famosa che fece l'Arbia colorato in rosso. Il trionfo dei ghibellini fu però di breve durata. Nel 1266 la rovina di Manfredi segnò l'assoluto dominio dei guelfi, i quali si allearono più tardi con Genova, che nella battaglia navale della Meloria, 6 agosto 1284, aveva sconfitto i pisani. Ma i ghibellini, dopo la morte del conte Ugolino, rientrarono in Pisa, alleati con quelli d'Arezzo che erano sotto il comando di Guido da Montefeltro, si scontrarono a Cartagine, 11 giugno 1289, con l'esercito dei guelfi fiorentini, dei quali furono volti in fuga. La battaglia prese parte anche Dante. Basta. Posso andare? No, aspetta. Ancora una domanda. Che cosa vuol dire guelfo? Non lo so, signor professore. E ghibellino? Nemico del guelfo. Ma che cosa vuol dire? Non lo so, signor professore. E Montaperti dov'è? Non lo so, signor professore. E la Meloria? Nemmeno. Dante era guelfo o ghibellino? Non si sa, signor professore. No, si sa, si sa. Era guelfo o ghibellino? Io so quello che avviene in questo momento nella tua testa. Tu pensi, ha detto prima guelfo, poi ghibellino, ma guelfo a voce alta e ghibellino a voce bassa. Questo forse per ingannarmi e spingermi a dire guelfo. Vuol dire dunque che Dante era ghibellino. Ma forse invece era guelfo e il professore ha pronunciato a bassa voce la parola per trarmi in doppio inganno. Questo però soltanto nel caso che gli abbia pensato che io stessi in guardia, ma se non lo pensava vuol dire allora che Dante era ghibellino. Se però pensava che io pensassi, che egli pensasse che io stessi in guardia, allora Dante era guelfo. È così, Michelini? È così, signor professore. Dunque, che cos'era? Era neutrale, signor professore. Beh, puoi andare. Sono costretto a darti due, Michelini. Ma io avevo studiato, signor professore, la lezione ve l'ho detta a memoria. Appunto per questo, bisogna prima capirle le cose e poi impararle. Ma signor professore, va, 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 va. Scusate, professore. Che c'è, Santoro? Mio padre vorrebbe parlarti. Dov'è? È qui fuori. Benedetto ragazzo, il sabato non è giorno di udienza, è un anno che ve lo vado ripetendo. Vieni avanti, fallo entrare. Grazie, signor professore. Papà. È al professor Mornese che ho l'onore di parlare. Il signor Santoro? Piacere. Piacere mio. Un padre fortunato. Un ragazzo di cui non sono costretto a dire, come per tanti altri, intelligente sì, ma svogliato, svagato. No, no, un ragazzo intelligente, attento e, quel che più conta, maturo. Santoro è un ragazzo che farà strada, sa quello che vuole. È l'unico dei miei 30 alunni che, uscito dal liceo, voglia prendere lettere per arrivare all'insegnamento universitario. Carriera dura, quattrini, pochi, ma si può andare lontano. L'unico. I ragazzi oggi si dividono in due categorie. Quelli che, usciti dal liceo, faranno i registi e quelli che vogliono guadagnare. Come non si sa, non dicono voglio lavorare per guadagnare, no, voglio guadagnare, a prescindere dal lavoro. Fanno paura oggi il lavoro, lo studio. Vostro figlio invece... È appunto questo, professore, che mi preoccupa. Non vorrei che di tutta la sua generazione mio figlio fosse il solo a prendere sul serio il lavoro, a fare le cose con coscienza e a non curarsi del guadagno. Voi me lo guastate incoraggiandolo su questa strada. L'onestà, la serietà, belle cose, ma a patto di possederle tutti, mal comune mezzo gaudio. Se invece le possiede solo mio figlio, no. Allora sono costretto a pregarvi di levargli questi grilli dal capo e di metterlo rapidamente alla pari degli altri. La vita è dura, professore, e chi non ha unghie muore. Ma la serietà, la coscienza, il disinteresse
sono delle virtù. Appunto per questo, professore, di questo passo mio figlio rischia di fare il Daniele nella fossa dei leoni. Ma io veramente ero venuto per un'altra cosa, per la pagella. Guardate. Ebbene? Come bene? Siete sicuro di non esservi sbagliato? Ma sono ottimi voti. 9, 7, 8, 9. Appunto, ottimi voti. Ma li merita? Certamente, altrimenti non gliel'avrei dati. Professore, mio figlio non sa nulla. Non sa nulla, ma sei uno dei migliori. E allora dipende da voi, dal vostro metodo. Non mi permetto di discutere, professore. Ma che cosa insegnate voi ai ragazzi? A pensare, a ragionare, a vivere. E cosa vorreste, signor Santoro? Che imbottissi vostro figlio di lezioni a memoria, di imparatici di cui non si rendesse neanche conto? Non lo so, non faccio il professore. Ma so soltanto che mio figlio non sa, e i fusi come immobile, qual mazzo che dal vertice sta Federico imperatore in Como, l'han giurato, li ho visti in Pontida. Non sa queste cose, e se non le sa, che sa? Niente. Ma l'importante è la maturità spirituale e culturale. Io questa cerco di ottenere dai ragazzi. E poi lì a memoria possono impararsene quando vogliono. Ma intanto passa per un ignorante. Saprà ragionare, sarà come dite voi maturo, ma ei fusi come immobile, dato il mortal sospiro. Non lo sa, e i parenti, gli amici lo deridono. Sarà maturo, ma chi se ne accorge? C'è qui un suo compagno, come si chiama? Michelini. Sì, Michelini, che viene spesso a casa nostra. Bene, quello è un ragazzo come si deve, colto, istruito, che fa la sua buona figura. L'altra sera c'erano degli invitati. Mio figlio è stato sempre zitto e nessuno si è accorto di lui. Michelini, invece, sparse le trecce morbide sull'affannoso petto a memoria, senza sbagliare una sillaba, ed è stato il re della festa. Ma questa è apparenza, è la sostanza che conta, è la maturità. E intanto, quando Michelini sarà uscito dal liceo, avrà tutti i posti che vuole. Ma vostro figlio se li conquisterà. Perché conquistare, lottare, quello che si può con una certa furberia avere senza fatica? Per mio figlio, ve lo ripeto, professore, vorrei meno maturità e più apparenza. Mi scuserei per sempre. Ah. Niente, niente. Siamo abituati noi, professori. Mi dispiace, Santoro. Buongiorno, professore. Buongiorno. Mandate a casa, signor professore. Oggi rimango un po', Giovanni. Ah, tra poco chiederanno di me. Mia moglie la conosci, eh? Sì. E quel signor Rossi, che tu stesso sei andato a chiamare. Fagli entrare subito. Va bene. Aspetta, verrà anche un signore anziano. Lo farei aspettare, poi chiamerò io. Sì. Vai, dai, dai. La vostra signora. Brava. Sei in orario. Siediti lì. Lì, al primo banco. Allieva Mornese, dovrei darti un brutto voto in italiano. Forse l'incanto che diffonder sai con la voce, con gli occhi, col sorriso. Ma come? Prendere i versi del Panzacchi per quelli del Rossi. Si studia poco oggigiorno. Sì, signor Rossi. Avanti, avanti. Avanti. 5 minuti di ritardo, eh? Beh, per oggi passi, ma un'altra volta. Ti deve fare effetto. Dopo tanto tempo a rivedermi in cattedra. Professor Mornese, buono ma severo. Lei lì, Rossi. Vieni in quel banco. No, 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 non lì, no, in quell'altro. Voi due è meglio tenervi più lontano che sia possibile. Una festolina bizzarra, originale, ma ti ritenevo incapace di questa brutta marachella. Tu cuoque brute, figli miei. Pensa, se l'avesse saputo tuo padre. Che dispiacere, eh? È il signor preside. Professore, ritengo necessaria una spiegazione. Silenzio. Prima di parlare si alza la mano. La scolaresca è al completo. Fornese, presente. Rossi, presente. Possiamo incominciare la lezione. Rossi, alla lavagna. Ma professore... Avanti. Gesso. Scrivi. Mia divina. Professore, è troppo. Vi prendete gioco di me. Avete scelto la maniera più crudele per vendicarmi. Scrivi mia divina. T'aspetto domani alle 5 punto. La finestra è alta, ma ti aiuterò io e ti darà ali l'amore. Ma come sapete? Arriva Mornese, che cosa nascondete nella cartella? Voglio dire, nella borsetta.
Avete il foglio, qua, presto, presto, qua. Dal confronto delle calligrafie risulta che l'autore del componimento, benché non abbia firmato, è Rossi. Il tema era: approfittando del trito romanticume di una signora di vostra conoscenza, scrivetele una lettera per indurla a tradire il marito e a fuggire con voi. Rossi lo ha svolto, lo ha consegnato a Maria, domestica della signora, la quale, saggia e fedele, anziché alla signora, lo ha mostrato prima al signore, dandogli modo di sventare il complotto e di impedire la fuga. Rossi, torna al tuo posto. Leggiamo il componimento di Rossi. Mia divina, t'aspetto domani alle 5, la finestra è alta, ma t'aiuterò io e ti darà ali l'amore. Poi la fuga a Sanremo, nell'incanto di quel mare e di quel cielo, dimenticheremo tutto e tutti in compagnia solo col nostro amore, t'amo, t'amo. Componimento scarso, povero di idee, denotante aridità di cuore e nessuna sincerità di affetto. Tre errori gravi. Mia divina e maliarda, linguaggio usato la domenica ai giardini o ai bastioni dai garzoni di fornaio con le domestiche. Parole simili troviamo nelle cartoline illustrate raffiguranti i cuori rossi trafitti dalle frecce. Divina maliarda, e i tuoi sguardi minerri annotamo dal primo giorno che ti vidi, signorina, il mio cuore batte esclusivamente per voi. Ha fatto dunque male il Rossi a indirizzare tali parole a una signora e la signora ad accettarle, confermando così il mediocre livello della propria mentalità. Quanto alla figura retorica dell'amore che presta ali alla signora per aiutarla a salire sulla finestra, c'è da dire che l'amore, anche se avesse effettivamente fornito le ali, poco avrebbe fatto, essendo la signora, benché ancora giovane, un poco grassoccia e pesante. Difatti la signora, a parte la caduta, cosa del resto cui vanno soggette anche le rondini, non solo non ha volato, ma è riuscita faticosamente a issarsi su quella finestra che in altri tempi avrebbe raggiunto con agile balzo. Così va il mondo. Tra 5 o 6 anni le occorrerebbero carrucole e funi. Poi la fuga a Sanremo. Luogo comune, caro Rossi, indegno di un giovane intelligente. Fuggire a Sanremo è come andare in viaggio di nozze a Venezia, basta. Ma si sa oramai che tutti gli amanti scappano a Sanremo. Alla stazione basta dire amanti e vi fanno il biglietto per Sanremo. Da un giovane come te mi aspettavo cose nuove, cose originali. Dovrei darti 2, caro Rossi. Ma per un riguardo verso tuo padre, che aveva una gran testa bianca ed era un po' curvo, ti do 5. Non ti perdono però il furto. Il furto? Sì, hai rubato i versi a Enrico Fanzacchi. Non sta bene rubare i versi a Enrico Fanzacchi. Ma come li disprezzate tanto, poveri poeti dell'Ottocento. E per farvi belli con le signore non molto al corrente della letteratura, andate a rubar loro i versi. A Luna Ornese, il tuo condiscepolo, quando si diceva forse l'incanto che diffonder sai con la voce, con gli occhi, col sorriso, e tu socchiudevi gli occhi per il piacere e mandavi gridarelli di giubilo, ebbene, egli usava versi di Enrico Fanzacchi, nato nel 1840 e morto nel 1904. E sai perché? Perché se ti avessi recitato i versi suoi, tu, mandando grida d'orrore, saresti correndo tornata a casa a rifugiarti tremante nelle mie braccia. Adesso ti faccio sentire i versi suoi. Rossi, vieni qua. Qua, vicino alla cattedra. Professore, no, è una prepotenza. Rossi, se non vieni vicino alla cattedra ti prendo la schiaffa. Qua. Dille i versi. Quelli di ieri. L'acquario? L'acquario, sì. La vedova di sé, professore. Avanti! Ti devi dire tutti! La vedova di sé avvolge gli alberi che sentitamente soltano l'illusa adolescenza del vento. Avanti! Dille anche dell'oliva. Non posso. Anche l'oliva!
Per un'oliva pallida si può delirare. Piangi, povera Mornese. Le è crollato il castello d'oro che il condiscepolo Rossi aveva edificato mercé ai versi del Panciatti e alcuni discorsi in malafede sulle stelle. Con l'oliva è definitivamente crollato il castello. Coraggio ci voleva, Rossi, e servirsi del solo cervello per innamorare questa poveretta, cervello e olive. E non rubare a coloro che tanto disprezzate quel po' di cuore, quel po' di sentimento che saranno ridicoli, come voi dite, ma sono necessari. E come? Coraggio ci voleva. Provare a innamorare con le sole tue armi. Coraggio, come l'ho avuto io, che fidandomi della tua lealtà l'ho lasciata venire da te. E invece tu hai barato, prima le stelle, e poi... per colpo di grazia? Il Panciatti. Professore, non ero in malafede. Quando le parlavo di stelle ero convinto. Hai veramente le stelle nel cuore? Sì. E allora non si scrivono poesie sulle olive, ma si scrive coraggiosamente di stelle, di cieli, di cigni e perfino di luna. Già lo so. Ma ormai mi sono data a questo genere di letteratura. Che figura farei con i critici, con gli amici? Piangi ancora? Povera Mornese. Voleva evadere. Tutti oggi vogliono evadere, farsi una nuova vita. Per la strada non si incontra che gente che sta evadendo. Ma evadere da che? E come? Ma poi per evadere credete che basti andare a Sanremo? Solo sai una cosa, Mornese. Io ho tenuto un posto per Rossi qui al ginnasio. Da domani sarà professore come me. Professore? Siete buono invece di... No, non così buono come credi. Da domani sarà professore come me. Prenderà i miei modi, i miei gesti, le mie abitudini. Fra un paio d'anni sarà come me. Tu cuoche, brutte e filmi. E gli alunni finiranno di ridere per fargli piacere, povero professor Rossi. E come il professor Mornese... crede di essere spiritoso e non lo è. E un giorno sua moglie, perché anche lui prenderà moglie e avrà un salottino con la cornice dorata, i quadri dei parenti morti alle pareti e la campana di vetro con dentro il bambino Gesù di cera, un giorno sua moglie vorrà evadere. Povero professor Rossi, tanto bravo, mi ordinata, che vuol tanto bene sua moglie. Si sentirebbe morire se qualcheduno gliela portasse via veramente. Capisci, Mornese? Sentirebbe morire. Professore, Claudio. Capito, Rossi? Evadere da te. Ti perdono tutto. Anche del trucco dell'extalù. Poca cosa. Tanto poca cosa che quasi mi sembra di essere stato davvero il tuo professore. Così come a me di essere stato davvero vostro alunno. Ah, ma non si perdona la bugia sul conto di tuo padre. È una gran testa bianca, un po' curvo. Eh no. Far morire uno zio pazzi, ce ne sono tanti, uno più, uno meno. Ma un padre. Giovanni? Comandi. Fa entrare il signor Rossi. La tua condotta deplorevole mi ha costretto a far venire qui tuo padre. La prego, no, professore. No, non dirò tutto. Lo addolorerei troppo. Ti darò una buona notizia, piuttosto. Avanti. Signor Rossi, perdonate se vi ho disturbato, ma non potevo venire io che fra poco i ragazzi che tornano per l'ora d'italiano. Abbiamo messo a posto vostro una supplenza qui al ginnasio. Al prossimo concorso passerà titolare. Bravo ragazzo. Professore. Non più professore. Siamo colleghi, oramai. Signor Rossi, va bene? Sono felicissimo, professore. E dovrei ringraziarlo. No, niente. Grazie, anzi, di essere venuto. E arrivederci. Arrivederla e grazie di nuovo. Ciao, Rossi. Evelina, saluta Rossi, che va via con suo padre. Se non è curvo, non ha una gran testa bianca, ma è dritto, calvo... e soprattutto non è morto. Avanti. Datevi la mano.
Tanto adesso, dopo la faccenda delle olive, non ho più paura. Arrivederla. Arrivederla. Arrivederla, professore. Ciao, Ruth. Ciao. Povera Mornese. Una grande illusione, eh? No, Claudio, un gran pentimento e un gran desiderio di perdono. E Belinda. Adesso va. Adesso va, va, vengono i ragazzi. Si sentono nel corridoio. È l'ora d'italiano. Ma aspetti a casa? Verrò presto. Aspetta. Ciao. Buongiorno. Buongiorno a tutti. Michelini, cancella lì la lavagna. Chi ha scritto quelle stupidaggini? Chi ha scritto quella stupida parola? Io, signor professore. Povero Santoro. Se alla serietà aggiungi questa generosità, davvero sei rovinato. Ragazzi, aprite la denti. Pagina 31. Santoro, siediti e leggi ad alta voce. Sparse le trecce morbide sull'affannoso petto, lente le palme rorida, di morte il bianco affetto, giace la pia col tremulo, guardo cercando il ciel. Avanti, 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 leggilo per intero. E per domani, ragazzi, dovete saperlo tutto a memoria, specialmente tu, Santoro. Abbiamo trasmesso L'ex alunno, tre atti di Giovanni Musca. Personaggi e interpreti: Claudio Mornese e Sergio Tofano, Evelina Elena da Venezia, Guglielmo Rossi, Tonino Tierserverici, Bettini, Massimo Turci, Rossini, Sergio Graziani, il dottor Stefani, Giotto Tempestini, Edvige Lia Curci, Donna Prassede, Cesira Sainati, Roberto Renato Cominetti, Maria Maria Pia Spini, l'ispettore Vinicio Sofia, il signor Santoro Fernando Solieri, Michelini Paolo Modugno, Santoro Giorgio Purarelli, il bidello Gino Pestelli, regia di Pietro Mascherano Taricco. Registrazione.